Sono Paolo Cutolo, il direttore della Biblioteca Comunale di Ventotene e Mario Maovaz. Questo nome è un segnale molto forte di identità e di valori. Mario Maovaz era uno slavo triestino confinato a Ventotene durante il fascismo proprio per la sua identità straniera, sebbene fosse un cittadino italiano. Il fascismo tendeva a rimuovere ogni differenza, ogni differenziazione culturale. E mandato qui al confino, si assunse l'incarico di raccogliere i volumi di questa comunità di intellettuali che erano a Ventotene al confino. Erano professori universitari, erano politici, intellettuali, tutti qui costretti, e per l'eteronomia dei fini, quello che doveva essere una punizione fu un grande dono per l'Italia, perché si incontrarono qui intellettuali di ogni provenienza locale e culturale ed elaborarono il manifesto di Ventotene per un'Europa libera e unita. I promotori principali sono, come sappiamo, Spinelli, Rossi, Colorni, ma anche la Costituzione italiana, Terracini, Scoccimar, Pertini, furono qui assieme ed elaborarono in un laboratorio di intelletti, di politiche, di visioni del futuro, elaborarono anche la Costituzione italiana. Mario Maovaz, quindi, era il bibliotecario, colui che raccolse queste sparse membra di testi, di personaggi di varia provenienza, li aggregò in un luogo e li rese, diciamo, disponibili per tutti, che è la missione di una biblioteca. E da una decina d'anni il comune di Ventotene ha pensato di intitolare, secondo un suo desiderio che ci è testimoniato dalle fonti, questa biblioteca a Mario Maovaz. Il senso di una biblioteca in una piccola isola come Ventotene è il senso di una biblioteca in qualunque luogo del mondo, cioè un propulsore di cultura, di idee, ma anche un centro di aggregazione molto importante attorno a valori. Chi viene in biblioteca è colui che cerca qualche cosa e lo trova, e trova altre persone che cercano le stesse cose. Questo è il motivo per cui Ventotene ha avuto una biblioteca e continua a mantenere una biblioteca in perfetta efficienza, che si arricchisce continuamente. Si arricchisce di libri, si arricchisce di persone, si arricchisce di idee e di proposte culturali. È un luogo che è sempre aperto, tutto l'anno, custodito, accogliente, dove i ventotenesi possono ritrovare se stessi dopo il trambusto estivo. Quindi questa è la grande funzione per tutti e specificamente per la nostra comunità della Biblioteca Comunale. In questo momento storico l'isola di Ventotene sta conoscendo un'ulteriore fioritura culturale. C'è un grande progetto che si sta realizzando grazie al commissario governativo Silvia Costa, che si occupa per il governo di promuovere la non solo ristrutturazione del carcere del penitenziario di Santo Stefano, ma anche la sua utilizzazione al servizio di una comunità molto più ampia che non quella dell'isola, con una serie di iniziative, con una serie di progetti culturali di amplissimo respiro. E travolti da questa ondata di energia che il commissario ha portato a Ventotene, abbiamo noi, Biblioteca Comunale di Ventotene, ottenuto un'altra opportunità, cioè abbiamo ottenuto una donazione di un fondo precisamente caratterizzato sulla storia dell'Islam e sulle donne. Abbiamo chiesto noi parte di questo fondo, queste due tematiche, perché sono strettamente collegate, perché noi riteniamo che è proprio attraverso la condizione della donna che si debba stabilire un dialogo proficuo con i nostri amici dell'altra sponda del Mediterraneo e che sono qui presenti in gran numero. E quindi Ventotene avrà anche un'altra, diciamo, linea di diffusione di cultura, di attività, di progetti, che ruoterà attorno a questo fondo, che ha trovato una bellissima collocazione qui negli uffici del commissario governativo, nella torre del castello al centro di Ventotene, e che appunto da questo centro irradierà ancora cultura, progettualità e fratellanza fra i popoli, come Ventotene ha fatto e fa e farà ancora grazie alla missione che Altiero Spinelli ci ha lasciato qui ricordiamo nell'80° anniversario dall'elaborazione del manifesto di Ventotene.